La terra è ferma, la Bibbia ha ragione, questo è tutto da vedere. E i sapientoni, provate a venire giù, fino alla palla all'altezza della mia faccia, mille prove, così più o meno, poi facciamogli, ancora non sappiamo quello che facciamo, com'è il finale. Dai, ferma, le dice, ma la terra si muove. Quando il Dio creò il creato, disse al sole, alzati e va. Facciamo decidere a Shankaleko. Mi sembra giusto. Il finale lo fa lui, del Galileo. Che dici, Michele? Assolutamente questo. Questo? Shankaletore ha fatto il finale del Galileo. E io lo sapevo che quando tu arrivavi noi trovavamo il finale. Va bene ragazzi, adesso facciamo una piccola pausina, indi cominciamo questa prova tecnica all'italiana del primo tempo. Thank you.
lui non ha piura. Fava la mia grazia in letto, mi stai benedetta. I wish I could swim like dolphins. Like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can be them. La verità. I'll become the heroes. Just for one day. Sventurata la terra che non ha eroi. How we can be heroes. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi. Ma ci voleva un uomo più forte di me. Poniamo il caso che io non avessi abbiurato. Abbiurato la verità. No, voi avete nascosto la verità al nemico della verità e avete salvato la verità. Tutto quanto fermo, tutto quanto immobile, per migliaia di anni l'umanità ha creduto che il sole e tutte le costellazioni del cielo girassero intorno alla terra. Il papa, i cardinali, i vescovi, i principi, i soldati, gli scienziati, i mercanti, le serve, le pescivendole, persino gli scolaretti, tutti quanti erano convinti di starsene fermi, chiusi, come dici tu, intrappolati dentro queste sfere di cristallo. Ma ora stiamo uscendo fuori e ci aspetta un grande viaggio, perché vedi, il tempo antico è finito e sta arrivando il tempo nuovo. Grande universo non può ruotare intorno alla nostra piccola, minuscola terra. Perché ogni cosa si muove. Bravo Andrea, si muove. E questo signor Galileo Galilei torna nuovo dal centro dell'universo per abbandonarlo. Heroes, just for one day. Dove per migliaia di anni ha dominato una fede cieca, ora domina il dubbio che vede. Io non sono una nullità. Scusate, vecchia decrepita verità, abbiate pazienza, ma ora vi metto in dubbio. Io non sono una nullità. E la terra che fa? E la terra è immobile al centro di tutto il creato. Gira. La terra gira. E io sono il centro del centro di tutta la creazione divina. Gira. E intorno a me, fissate a 8 calotte di cristallo, girano le stelle fisse. Gira. E il grande luminare del sole. Intorno al sole. E su di me, affinché Dio possa vedermi. Oggi, 10 gennaio,
1610, l'umanità scrive sul suo diario: abolito il cielo. Signor Galilei, stanotte il Santo Uffizio ha decretato. Sua Eminenza, il Cardinale Bellarmino dice che la teoria di Copernico, secondo la quale... Secondo la quale il Sole è il centro dell'universo. In cielo non ci sono calotte, non ci sono appigli, non... Mentre la Terra e tutti i suoi pianeti girano attorno al Sole... Tutto si muove! È folle! È folle, assurda ed eretica! Assurda ed eretica! Ho l'incarico di ammonirvi, signor Galilei. Ad abbandonare tali dottrine. Ad abbandonare tali dottrine! E come la prenderebbero? Se ora io gli dicessi che vivono su un minuscolo sassolino che rotola ininterrottamente attraverso lo spazio vuoto e gira intorno a un astro, uno fra tanti, neanche tanto importante. Lo vogliamo vedere coi nostri occhi. A che servirebbe la Bibbia? Dove per migliaia di anni ha dominato una fede cieca? Se scoprissero che è piena zeppa di errori. Ora domina il dubbio che vede. Si sentirebbero traditi. Abbiate fede nei vostri occhi. Ingannati. Aristotele non aveva il telescopio. E Dio? Dov'è Dio allora? Dio ha creato il cervello dell'uomo. Perché Dio dovrebbe impedire il progresso dell'uomo? Se io finirò all'inferno perché voglio rimanere attaccata a un eretico. Portatelo soltanto di fronte agli strumenti di tortura. Ho tradito la verità. La verità. La verità si è figlia del suo liberamente. La verità è sempre la verità. Figlia della libertà. La deve gridare. Quid est veritas? 2015 anni fa, Gerusalemme, palazzo del governatore, Ponzio Pilato rivolge a Gesù di Nazaret una domanda ben precisa. Quid est veritas? Che cos'è la verità? Questa domanda resta apparentemente inevasa. 405 anni fa, se non vado errato, quindi dovrebbe essere 10 ottobre del 1610, invece uno scienziato italiano credo che dia la risposta a questa domanda, a questa stessa domanda. La verità si impone liberamente. Galileo non dà risposte sulla verità, anzi c'è una bellissima battuta sulla verità nel testo di Bertolt Brecht. La verità è figlia del suo tempo, la verità non è mai figlia dell'autorità, la verità è figlia della libertà. Non può mai essere figlia dell'autorità. La libertà è anche intesa in senso galileiano, non è un arbitrio, è limitatezza, cioè la terra è libera di girare. Non è obbligata a stare ferma, ma è libera solo di girare. Non è libera di stare ferma,
E quindi vi è un concetto di limitatezza all'interno della parola libertà e della parola verità che è profondo. Un'altra data ci riporta 52 anni fa, al 1963, se non vado errato, quando Gabriele Avia assistette, vide lo spettacolo della regia di Streller sulla vita, sì, di Galeo di Brecht. La prima, era la, mi ricordo che insieme con degli amici andammo... Quanti anni avevi? Cioè, avevo 21 anni, non mi ricordo, e vidi questo spettacolo che non dimenticherò mai nella mia vita. Io credo che sia il più bello spettacolo che abbia mai visto nella mia vita. E non avevo mai visto nulla del genere nella mia vita, di rigore, di da un punto di vista visivo, da un punto di vista di cura del dettaglio, di cura della recitazione, di cura, tutto era curato, tutto era bello da vedere, è bello da sentire. Dobbiamo stringere sta scena, ragazzi, perché il pubblico si taglia le palle. Che cosa vedranno gli spettatori? Cosa potranno vedere gli spettatori del Vita di Galileo di Brecht con la regia di Lavia? Questa è già, mi piacerebbe capire che cosa vedrò io dello spettacolo che sto facendo. Non è così semplice, è uno spettacolo molto complicato, molto complesso, che intanto entra dentro quel teatro che Brecht chiamò epico. C'è proprio l'epos, la narrazione del sentimento dentro le parole. Il povero Bertolt Brecht, credo che, come poi ebbe modo di dire più e più volte, non chiedete a me che cos'è la recitazione epica, voi avete il più grande attore epico di tutti i tempi, il vostro meraviglioso De Sica. Voi immaginate come De Sica canta Parlami d'amore, Mariù. Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu, la racconta. Non mette la musica davanti all'epos, alla narrazione, al racconto, non nasconde neanche l'epos all'interno delle parole. Galileo antieroe, la biura. La biura, la verità. Ho tradito la scienza, ho tradito la verità, ho tradito me stesso. Beh, è un po' cialtrone Galileo. È... Tutto quello che uno si può aspettare è l'arrivo di una progenie di omuncoli inventivi disposti a qualunque scientifico fine di distruzione, pur di essere lautamente pagati. Galileo in realtà oltre 400 anni fa appunto fece una cosa semplicissima e nello stesso tempo rivoluzionaria, e cioè sollevò il cannocchiale. Ma non va puntato verso il basso, ma verso l'alto. Lo sai dove l'ho puntato stanotte? Sulla luna. C'è anche un insegnamento per oggi, perché basterebbe fare un po' noi la stessa cosa. Cioè, invece di puntare il nostro sguardo nella realtà di cronaca che ci viene propinata, non intendo dire la cronaca non in senso alto, ma quella in qualche modo delle notizie frammentarie che riceviamo, invece bisognerebbe anche noi sollevare lo sguardo un po' verso l'alto. Quello che tu stai vedendo qui dentro nel telescopio non l'ho ancora visto nessuno, tranne me, tu sei il secondo. Basta che apriamo gli occhi. Lui dice: aprite gli occhi. Io chiederò loro di credere ai loro occhi. Quando frate Fulgenzio, vi indico perché tra poco la proviamo quella scena, gli dice: ma questo è per la... ma noi dobbiamo pensare ai diseredati. E io detesto la miseria.
dice: ma mi volete spiegare dove è finita l'eredità dei diseredati? Detesto il dolore! Perché tutti parlano dei diseredati, ma questa eredità dove è finita? Gliel'hanno derubata! E detesto la povertà! Il problema non è consolare i diseredati. E detesto la menzogna! Il problema è che i diseredati si devono riprendere l'eredità che gli hanno rubato. Si tratta solo dei poveri disgraziati che non hanno nulla, che devono rimanere poveri disgraziati e non avere nulla. E non mi venite a dire della bellezza della miseria, della bellezza della fatica, della bellezza del dolore, perché non c'è niente di bello nel dolore, nella miseria e nella fatica. Una delle più belle battute dice: questa è un'epoca corrotta. Nel nostro paese gli insegnanti sono pagati meno dei carrettieri. In questo paese gli insegnanti sono pagati meno dei carrettieri. Dove trovo il tempo per studiare, per cercare? Anche un po' tutto l'altro concetto che, su cui si batte molto, è quello della ricerca, cioè perlomeno sì, le difficoltà di poter fare ricerca, non avere tempo per fare ricerca. Me lo dite voi come faccio a turare i buchi della mia conoscenza se sono costretto sempre a dare lezioni private? E poi anche quella scena, dice: tu capisci tutto ma non hai i soldi. Lui non capisce nulla ma ha i soldi. Secondo te chi viene eliminato? Indovina, chi di voi due sarà eliminato? Così va il mondo, ma non per molto. Siamo solo nel 1609. Ma siamo solo nel 1609. Perché quando Galileo, appunto, sempre il 10 ottobre del 1610, si dice è stato abolito il cielo, no? Quello è uno dei punti più ecco, perché non è difficile. La domanda che volevo chiedere è: perché questa affermazione in realtà non è blasfema? Sì, e voglio gridare anche che il grande universo non può ruotare tutto intorno alla nostra piccola, minuscola Terra. E Dio? Dov'è Dio allora? Ma che me ne importa? Io non sono un teologo, sono un povero matematico, anzi, un matematico povero. Quando lui dice non c'è più il cielo, abolito il cielo, in quel caso Galileo sta dicendo che non c'è qui e là. Io ti domando, nel tuo sistema dell'universo, dov'è Dio? Abolito il cielo, nel senso che siamo tutti dentro... Qui. Dentro di me c'è Dio. Dentro di noi c'è Dio! Senti, invece veniamo un attimo velocemente alle prove di queste ore. Qui stai vivendo... Noi in questi giorni, da quando ci sei te qui, stiamo facendo delle prove, diciamo così, di memoria. Sì, un po' la filate all'italiana, insomma. Cercare di capire se la sappiamo. Rifacciamo questa cosa qui, ragazzi, di nuovo. Forza ragazzi, non c'ho più voce. Dai, ricominciamo, vai. Forza ragazzi, è una stronzata, dai, facciamola, tiriamo giù il sipario, vai. Dai, dall'inizio. Forza. Scusate di nuovo. No! La dobbiamo rifare. No! Cercare di capire se la sappiamo. Io sono l'unico che non la sa. Non c'è più, è tagliata. La dimentico sempre, non c'è più. Ecco, qui torniamo sempre a questo tuo cruccio assillo, no, della memoria, specialmente quando ti trovi nella doppia veste di regista e poi interprete, in questo caso anche protagonista. Che incubo. L'ho studiato tanto stanotte, ma... Io la taglio tutta sta battuta. Non potrò mai dire tutte queste parole come sono scritte, perché sono troppe. Questa è una parte molto lunga che... dove dice molte, molte parole, molto difficile. Se mi dimentico? La memoria ci sarà, penso di farcela. Allora, l'ho detta giusto? Sì, sì. Le ho detti tutti i passaggi? Davvero? Non ci posso credere, sei sicuro? Forza. Perché sei così moscia oggi? Sicuramente tu sei uno molto minuzioso, molto puntiglioso anche, no? Nel dare le indicazioni agli attori, nel fargli capire, sviscerando proprio la parola, sul perché esiste quella parola, perché eventualmente è necessaria. Questo secondo te non crea il rischio
poi specialmente se magari ti trovi di fronte degli interpreti che non hanno una grandissima esperienza alle spalle, non crei il rischio poi di quasi bloccarli, inibirli? Non lo fare volgare, è un intellettuale, sì, sì, veramente. Anche prima hai fatto delle cose, non è un villain. Può darsi, sai, non lo so, non è che uno ha la verità in tasca. Il mezzo scudo non è bastato, ha dovuto lasciare impegno al mio marito. Non andare subito nella recitazione televisiva, il mezzo scudo non è bastato, non succede un cazzo. Lo vedi che tu fai il mezzo scudo non è bastato, lo senti che la battuta, questa parola che stai dicendo penetra qualcosa? Il mezzo scudo non è bastato, lo senti che questa parola, come la dico io, attraversa la lente, attraversa anche il nostro amico Lorenzo e anche Giacomino? Magari la attraversa male, ma la attraversa. Il mezzo scudo non è bastato. Il mezzo scudo. Devi parlare con la mascherina in fondo. Sai, mascherina, il mezzo scudo non mi è bastato. Diglielo a Galileo, che è un po' sordo, vai. Io credo che il teatro, quello vero, nasca da una grande preparazione, da una grande rigore, come la danza. Il finale però ce l'abbiamo, dello spettacolo. Me l'hai trovato tu, il finale l'hai deciso tu. Che dici, Michele? Assolutamente questo. Questo? Sciancalepore ha fatto il finale del Galileo. Ma io stanotte l'ho migliorato ancora. Cioè? Lo vedremo. Quando Dio creò il creato, disse al sole: alzati e va.